chiaramente ringrazio la proprietà e il direttore sportivo per questa grande opportunità. Ringrazio inoltre anche i miei giocatori di questi ultimi 2 anni, perché senza di loro non sarei mai riuscito a essere qui. Quindi con questo chiudo con il passato, ora c'è il presente, per me si tratta di un ritorno che è anche un po' sentimentale per quello che mi riguarda. Quando sono andato via da qui, nel viaggio in macchina, pensavo che mi sarebbe piaciuto un giorno ritornare chissà in quale veste, e alla fine poi la vita fa dei giri strani e mi ritrovo qui oggi. Al tempo ero un ragazzo, erano 13 anni fa, ora sono uomo, sono padre e sono allenatore, ho delle responsabilità diverse e non vedo l'ora di prendermele. Unito a questo, conosco questa piazza e quando il direttore, che è stato molto bravo, perché quando mi ha chiamato ero nel bel mezzo di un tourbillon di incontri e di colloqui vari, e quando ho sentito la parola Ascoli si è acceso un fuoco dentro di me e lì ho capito che sarebbe stata la scelta giusta, perché io vivo di questo, vivo di motivazioni. E lì ho fatto anche un ragionamento, ho cercato di capire il perché, e il perché l'ho trovato in questo concetto. La piazza di Ascoli è una piazza che si sposa perfettamente con le mie caratteristiche di allenatore. È una piazza esigente, è una piazza motivante ed è una piazza ambiziosa. Tutte queste 3 componenti racchiudono perfettamente il mio stile di allenatore. Quindi sono contentissimo di essere qui e non vedo l'ora di iniziare. Chiaramente ho già guardato tutte le partite, mi sono già documentato, perché adesso siamo in una fase importante che è quella della costruzione della squadra. L'anno scorso a mio avviso è stato fatto un buon campionato, nel senso che salvarsi con delle giornate di anticipo in Serie B non è mai facile. Detto questo, dalle parole del presidente sento che ho avvertito che vorrebbe qualcosina di meglio, ecco, questo è, non ci nascondiamo. Appena un po' di più sopra i playoff. Ecco. Quindi chiaramente i giocatori li conosco tutti, alcuni sono anche famosi, quindi li conosciamo al di là degli aspetti poi tecnici. Alcuni invece devo conoscerli meglio, alcuni ragazzi che magari rientrano dai prestiti o che magari erano per giocare da altre parti. Sono tutte valutazioni che adesso faremo con il direttore. È evidente che i giocatori, per conoscerli bene, vanno allenati, vanno conosciuti a 360 gradi, non solo sotto l'aspetto tecnico. Io chiaramente sul video riesco a capire l'aspetto tecnico e fisico, ma non riesco a capire l'aspetto psicologico, che in una piazza del genere, a mio avviso, è un aspetto fondamentale. Per giocare qui servono giocatori di grande personalità, e questo è una cosa che io, una caratteristica che comunque con il direttore abbiamo condiviso, di avere i giocatori che hanno un certo tipo di spessore per riuscire a fare un certo tipo di campionato. Intanto è evidente che in questo momento io ho un'eredità data da una gestione precedente e non credo sia intelligente in questo momento storico smantellarla, credo che questo non sia giusto. Si può migliorarla, quindi l'idea è quella di iniziare con la difesa 4. Per quello che sarà il centrocampo attacco stiamo valutando Ninkovic, se rimarrà come spero, perché è chiaramente un giocatore che sposta gli equilibri e quindi andrà messo nelle condizioni di rendere, perché sono quei giocatori che ti fanno fare il salto di qualità. In rosa in questo momento abbiamo molti attaccanti e pochissimi esterni, quindi mi viene difficile pensare di giocare un sistema che non contempli le 2 punte. Detto questo, io sono un allenatore abbastanza duttile tatticamente, credo che la duttilità tattica sia una componente nel calcio moderno che ha una certa valenza per creare una certa imprevedibilità, si ragiona sempre per come andare a far male all'avversario, non a come difendersi, quindi credo che probabilmente vedrete anche nel corso dell'anno la squadra anche cambiare la sua fisionomia. È fondamentale avere un'identità ben precisa, questo sì, però ragionare per principi di gioco e meno di schemi credo che nel calcio moderno sia molto importante. Ma la società, prima di tutto, di risultati non si è parlato molto, si è parlato di quello che il presidente vuole da me,
e vuole una mentalità vincente, vuole una mentalità che sia sempre orientata verso l'obiettivo importante. È chiaro che in mezzo a questo c'è tanto lavoro, tanta umiltà, tanto sacrificio. Credo che le motivazioni siano un po' la benzina di uno sportivo, sono quello che ti rende facile fare dei sacrifici, perché senza un obiettivo da raggiungere i sacrifici si fanno mal volentieri. Questo vale non solo per il calcio, ma per lo sportivo in generale. Mi è stato chiesto questo, mi è stato chiesto di portare un modello di calcio diverso, anche una struttura settimanale di allenamento diversa, e sempre con un obiettivo importante. È chiaro che gli obiettivi li traccia poi la società, non sono io. Io in questo momento devo fare delle considerazioni tecniche in questo momento non mi danno la possibilità di avere un obiettivo ben chiaro, perché la squadra è in costruzione e ci sono ancora molte caselle da mettere a posto. È una domanda che magari potrò rispondere verso fine mercato. Ecco, mettiamola così. Quindi verso fine campionato sarei più preciso. Ecco, quello sicuramente. No, visto che mi chiedono di essere preveggente, allora che postveggente non posso essere. Molte persone mi hanno detto proprio questa cosa, guarda che andrai in una piazza calda, e io ho risposto questo concetto. Spesso si ragiona per piazza calda ragionando preventivamente di quello che succederà quando le cose vanno male. Io invece ho risposto a tutti: pensa cosa può darmi questa piazza se le cose vanno bene. Quindi per me questa piazza è un'arma, perché se le cose vanno bene, questi tifosi, i tifosi che ho visto alla manifestazione delle vecchie glorie, possono darmi dei punti. Per un allenatore questo è tanta roba. Dall'altra parte può essere motivante. È evidente che non bisogna andare oltre quello che è la civiltà, però una piazza calda ti dà tanto in più rispetto ad una piazza che ti dà poco. Questo almeno dal punto di vista mio da allenatore. Credo che di fondo penso che il calciatore in generale si alleni molto meno rispetto a uno sportivo di un altro sport. Per tanti motivi che adesso è inutile entrarne anche in dettaglio. Io credo che il calciatore debba vivere una bella parte della sua giornata per questo sport, deve curare il proprio corpo, curare la propria alimentazione, e quindi questo ti porta via del tempo. Cercheremo di monitorare due pasti se ci sarà concesso, la colazione, il pranzo, perché anche l'aspetto dell'alimentazione è un aspetto fondamentale, e quindi ci alleneremo per molto tempo per quello che riguarda l'impegno dei ragazzi, che può, un esempio, iniziare alle 9 della mattina e finire poi con il pranzo alle 3. Quindi queste sono 5 ore di lavoro, queste sono le ore che probabilmente qui fate tutti, se non di più, e non vedo perché non le possa fare un calciatore. Quindi porteremo un'idea diversa, un metodo che già fanno, non lo invento io, lo fa l'Atalanta, la Juventus, quindi non sono io l'inventore di questa idea, però io in questo ci credo. Credo che curare i dettagli possa darti poi dopo dei vantaggi a livello di prestazioni, quindi di punti. Hai rovinato la vacanza ai nostri calciatori. Almeno gli ho già avvisati di quello che gli aspetta, tanto staranno guardando tutti. Ma se ci pensi saranno felici, no? Perché finiscono prima. Hanno comunque tutto il pomeriggio libero, esatto. Tutti i giorni. Non è una cosa da poco. Quasi tutti i giorni, secondo me. Quasi qualche giorno faranno fino alle 18. Allora, io parto dal presupposto che non ho nulla da nascondere, quindi questo, le porte chiuse, se si deciderà per qualsiasi motivo di fare le porte chiuse, non è di certo per togliere un diritto ai nostri tifosi di vedere l'allenamento, ma è magari strategicamente per l'avversario, questo perché in mezzo magari ai tifosi ci possono essere anche delle spie, questo nel calcio funziona così. Quindi assolutamente il discorso porte chiuse non c'è, non ci avevo neanche pensato. E l'altra domanda avevi chiesto? No, ecco, i silenzi stampa, queste cose. Ma i silenzi stampa sono decisioni sempre societarie che un allenatore si accoda. Dopo i 7-0 di solito si dà. Io di fondo mi piace prendermi delle responsabilità, mi piace metterci la faccia, dire le cose come stanno.
E credo che qualche volta, anche quando le cose non vanno bene, i nostri tifosi possano anche venire a vedere quanto i miei giocatori, il mazzo che si fanno i miei giocatori in allenamento, perché magari si pensa che uno non si impegni o che magari non dia tutto, e lì il fatto delle porte chiuse può non dimostrare invece che delle volte si può anche perdere nonostante si dà tutto, perché la sconfitta nello sport esiste e è chiaro che diventa importante saperla gestire. Premetto che sono molto legato ai miei giocatori dell'anno scorso, dell'altro anno, e chiaramente auguro a loro una carriera di Serie B. Io non ho chiesto nessun giocatore dei miei ex giocatori al direttore, perché in questo momento credo sia giusto ragionare di caratteristiche. Io parlando con il direttore ho indicato quelle che sono secondo me delle caratteristiche giuste per il mio modo di vedere il calcio. Se il direttore riterrà che in queste due squadre, di questi due anni del Sud Tirol, ci sia qualche ragazzo che possa fare il caso nostro, ovviamente per me sarà un piacere, ma io non ho indicato giocatori assolutamente, perché credo che in questo momento non sia giusto farlo. Grazie. No, è un'impostazione, una metodologia nella quale io ci credo. Chiaramente io sono uno che studia molto, si aggiorna, vado a vedere molte squadre, interagisco con molti allenatori importanti. È una metodologia che già esiste e già dà dei risultati importanti. È chiaro che è una metodologia dove si va a ragionare la giornata di lavoro per un calciatore rispetto al classico allenamento del pomeriggio e basta. È un modo diverso, però non sto copiando, sono cose che ho già provato sulla mia pelle, sono cose che ho già fatto anche a Bolzano. Sì. Quindi so i pro e i contro e sono sicuro che in una squadra di livello possiamo dargli quella piccola percentuale in più.